episodio di reazione TikTok più spaventosi e virale di sempre. Come al solito, se nel primo TikTok mi spavento, dovete tutti quanti iscrivervi al canale e lasciare un like. Iniziamo! Allora, qui possiamo vedere che c'è un cane sopra a un pavimento, sopra a un tappeto. Sembra che abbia una cosa strana questo. Ma ha qualcosa nel sedere questo cane? Signor cane, ma cosa fa? No, va bene, non so per quale motivo questo video dovrebbe essere spaventoso, ma mi hanno detto che è molto molto spaventoso. Il cane è scappato via, ok, se n'è andato di là. Ma non è che tipo quella roba che c'è nel sedere è una roba magica che lo rende qualcosa di strano? Non lo so, comunque è un po' che cosa... ragazzi, ho perso anche questa volta. Mi raccomando, lasciate like. Vediamo questo video, molto molto curioso. Vediamo che c'è Google Earth. E questo ragazzo sta zoomando sempre di più su questa zona della terra che adesso non ho neanche visto. Comunque continua a zoomare, molto interessante. Sembra una sorta di deserto. Quindi cosa potrebbe mai esserci in un deserto? Un cerchio. Ma che cavolo è sta roba? È una girella per terra. Una girella, boh, delle girelle. Ma cos'è? Ma c'è un fantasma vicino a una bici. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ma che cavolo è? Ma sono tanti fantasmi. Mi fa piacere, che cosa fa? Gli fa trasforma in cattivi? No. No, ok, sta facendo i denti giganti. Ok, interessanti. Allunga anche le zanne, bene, bene, bene. No, così no, però è orribile. Mi stanno rovinando l'infanzia. Oh mio Dio, com'è brutto. E il mio cielo ha iniziato a fare questo durante la notte. E qui abbiamo dei bambini che scivolano su una giostra. Va bene, nulla di male, secondo me. Non ci vedo nulla di strano. Ragazzi, quel bambino è indemoniatissimo, va bene. Che cosa ha trovato? Ha trovato una cosa all'interno delle tubature. Cioè, tubature, quel che è? Che cos'è? È un cavo. Ha trovato un cavo molto misterioso, ragazzi. Ok, questa è una delle cose più spaventose riprese da una videocamera. Qui c'è un uomo. Mi ricorda Voldemort, perché non gli vedo il naso. Il naso ce l'avrà anche, però è molto molto sospetto. Con quei vestiti potrebbe assomigliare allo Slenderman. Lui continua a fissare la povera signora, che non capisce assolutamente niente e pensa di voler scappare. Gli alza la mano, inizia a muoversi in modo molto strano, manco come se fosse un robot. Fossi lei, chiamerei subito i soccorsi. Qua ci sta una persona che sta facendo shopping e cade una roba dallo scaffale, così totalmente a caso. Cose indemoniate, ragazzi. Cose completamente indemoniate. È impazzita. Dopo aver toccato qualcosa è impazzita. Guardate, tutti che gli vanno attorno. È completamente impazzita. Che succede, ragazzi? È tipo cacciato dal vento. E questo che cavolo è? Vistamenti paranormali. Cose che si aprono. Capelli che si alzano. Oh mio Dio. A me queste cose, ragazzi, fanno paura. A me queste cose fanno troppa paura. E questa che cos'è? Un'invasione zombie. Ragazzi, cioè, pensate di abitare in un mondo in cui tutti sono zombie e soltanto voi siete gli ultimi sopravvissuti. Non posso neanche minimamente immaginarmi di vivere in un mondo con solo zombie. E questa cos'è? Una medusa gigante. Ma non penso sia una medusa. Che cavolo sono queste cose? Delle specie mai riscontrate dalla scienza, nascoste per tutto questo tempo. Qui invece abbiamo un altro video molto interessante. Oh, ma lei l'ho già vista. Ma lei è la signora dei bottoni dello scorso video. È tornata. Così non andiamo bene. Così ci iniziamo veramente a spaventare. Ok, stiamo scappando dalle giostre. Ah, è bruttissima. È sparita. Che cos'è questo invece? Uno scimmione. Ehi, ciao, posso essere tuo amico? Sì. No, mi sa che quello è il suo fidanzato e pensavo che volessi approcciare. Ma sinceramente non ci tengo con quel mostro. Volevo soltanto essere amichevole, cavolo. Ma andiamo avanti. Qui vediamo, ma che, ma cosa fa? Ma cosa fa? Oh, sì, ragazzi, è un poco credibile sinceramente. Cioè, questo fa l'idea di rapire una ragazza. E vediamo la reazione degli altri. Questo gli caccia un bastone e gli dà delle, cioè, ma non lo fa male. Cioè, gli dà delle carezze un altro po' e lui scappa. No, è per schifo. Oh mio Dio, no, l'ha rubato. Oh mio Dio, oh mio Dio. Wow, assurdo. Oh, sembrano i video indiani. Wow. E la rapisce. No, 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 uomo, l'uomo, non fare così. Non fare così. Una donna in difficoltà si aiuta sempre. Lui si mette a ridere. Ma cosa fa? No, 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 bruttissimo esempio, bruttissimo esempio. Bravo, lui lo aiuta, bravo, lui lo aiuta. Però io sinceramente poco ci credo che spingendolo soltanto un rapitore possa scappare. Vabbè, vabbè, facciamo finta di crederci. Una bella ragazza che ha fatto... Oggi non ti puoi fare.
Mi sa che ho cambiato idea sulla prima frase che ho detto quando ho visto questo TikTok, però bella ragazza, perché diciamo che non ricopre pienamente i miei gusti. Andiamo avanti, ragazzi. Ma adesso torniamo un po' dove sei stati meglio, dal nostro amico Lights Are Off. Oh mio Dio, è questo, che cavolo è? Il jumpscare così no, riguardiamolo un attimo adesso a mente fredda, se non mi spavento sono un pro. Non mi sono spaventato, solo perché ho chiuso gli occhi, però lo ammetto. Big Charlie? Big Charlie? Questo è un mostro di Trevor Anderson. Io lo conosco bene. E ora che succede? Scappa via. Scappa tantissimo. No, no, lo stai inseguendo. Dov'è? Ma cos'è questa? È una capra. È un goat. È una capra che però ha avuto qualche problema. Abbiamo una piscina, no, periodo di mare, periodo... Ma sto squalo da dove è uscito, scusate? E non c'è più... Ma c'è solo la pinna? Squalo? E non c'è però... Cioè... Scusami, non capisco! Ah! Ma da dove è uscito sto squalo, ragazzi? Ma prima c'è e poi non c'è, Sti TikTok mi fanno impazzire! Ma ora guardiamoci un pochino di per te, perché ogni volta, ragazzi, ci devo guardare anche un pochino di per te, essendo che non possiamo guardarci sempre gli horror, perché potrei morire per sempre. Balla se ti sei lasciato! E si mette a ballare. E balla anche... E non ho capito... Vabbè, andiamo avanti. Io ho 10 anni dopo aver litigato con i miei. Ragazzi, dai, tutti l'hanno fatto almeno una volta. Dite la verità. Vabbè, no, la valigia mi sembra un pochino eccessivo, cara mia. No, e cosa ci metti nella valigia? I Lego, i giocattoli? Convinto te. Chi lo deve mangiare, amico mio? Sì, via. Poi vai sotto un ponte, però. Non so quanto tu possa durare. Una gigantesca, oh mio Dio, specie di pesce che si credeva estinta da 420 milioni di anni è riapparsa nelle coste del Madagascar. Si chiama. Ma cosa mi dici? È stato riscoperto casualmente da alcuni pescatori del luogo. Questo tipo di. Cioè, mi state dicendo che in mare adesso ci sono i pesci giganti? Si poteva trovare abbastanza. Buono per i pescatori! Peggio per noi, perché se ci andiamo a fare un bagno in mare, finisce male. Dell'oceano possiamo trovare creature molto più spaventose e pericolose che si credono estinte da secoli e per non farci. Mamma mia, ragazzi, queste robe mi inquietano tantissimo. In questa immagine si vede chiaramente un coniglio, però se guardi sì. più attentamente e provi a girare il tuo telefono potrai vedere un giro la testa. Signora, le scatole, ma con quale fisica non sono cadute, ma sono attaccate. Ma questo è un grande prank! Ma signore, no, così lo fai morire di infarto, però. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che figata, ragazzi, sto prank! Che figata! No, lo voglio fare anche io! 20.000 like, lo andiamo a fare! Non guardare questo video se stai per andare a dormire. E ragazzi, qua c'è una stanza! E c'è un essere che entra dalla porta! Oh mio Dio! Ma quanto è alto! Ma è alto il doppio della stanza! Ma che cosa sono questi animali, ragazzi? Oggi stiamo scoprendo mostri d'oceano che non dovremmo conoscere, tipo il pesce di prima! Foto con una storia oscura, parte 10. Foto normale? Sta tenendo in mano una bomba che costerà la morte di 800.000 persone! Ma che dici? Sirena ripresa in fondo al mare, ma cos'è, Siren Head? Vediamo! Ok. 2011. Ah, ma sirena! Ah, sirena, non quella sirena, la sirena. Scusate! Scusate, ragazzi, un attimino. Vabbè, pensavo a Siren Head, però sirena, giustamente c'è anche l'altra sirena. Oh mio Dio! Ma cos'è sta roba, ragazzi? Cos'è sta roba? Ragazzi, voi avete visto il film di Luca? Se questo video avrà tanto supporto, prossimamente uscirà un video in cui proveremo ad evocare Luca nella vita reale. Ci proviamo, ragazzi, dai. Ok, qui abbiamo un astronauta sulla luna che piazza la bandiera, molto interessante. E lì c'è la Terra. Ah. Però no, non mi risulta sta cosa. Ma in che senso? Non mi risulta che sia esploso il mondo, sinceramente. Magari viene dal futuro, però molto particolare. Cantante indemoniata durante un'esibizione. Non auguro a nessuno di aver partecipato a un suo concerto. E cos'è quella roba, ragazzi? Dei pezzi di legno, immagino. Ok, qui c'è sempre quel ragazzo. E vabbè. Oh! C'era una faccia dietro! Cos'è? Cos'è? Poteva essere lo scheletro del vecchio abitante di quella casa.
Strane foto scattate per caso, parte 6. Questo, ragazzi, è l'ultimo video di oggi. Ok. Oh mio Dio, ma quella roba dietro sembra Granny. Guardatela bene, sembra o non sembra Granny? A me un po' sembra Granny, sinceramente. Va bene, ragazzi, direi che per oggi abbiamo visto abbastanza video spaventosi. Direi proprio di sì. Ci vediamo in un prossimo video. Ringrazio tutti quanti per la visione. E ciao, ragazzi. Bye!